affamati, alleluia, e assetati di giustizia, di verità, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Gloria al Signore. Il Signore Gesù Cristo, il Maestro, il Nazareno, il Messia, il Re dei Re, il Figlio di Dio venuto sulla terra, ci insegna delle parole che non hanno paragoni sulla terra. Queste parole sono parole meravigliose, che possono illuminare l'anima, possono cambiare il cuore del peggiore dei peccatori, perché le parole di Cristo sono l'acqua della vita, le sue parole sono la verità. Alleluia. La verità che ci rende liberi. Gloria a Dio. Cari di Milano, cari di passaggio, alleluia. Gesù disse: conoscerete la verità vi farà liberi. E noi questa sera stiamo leggendo le parole del Signore, che sono la verità che ti può liberare dal buio, la verità del nostro Signore che ti può liberare dall'inganno, la verità di nostro Signore che ti può liberare dal peccato, perché Cristo è la verità. Alleluia! E chi crede nelle sue parole, chi crede nel Vangelo, viene liberato dai legami del peccato, dalla schiavitù di questo mondo di tenebre. Perché Gesù dice, cari di Milano, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Oggi in questo mondo, in questa società, ci sono uomini e donne che sono diventati schiavi del peccato, sono diventati schiavi delle loro debolezze, schiavi dei loro vizi, schiavi del male e del maligno. Ci sono persone che sono diventate schiavi dell'odio, schiavi della confusione. Ma questa sera vi vogliamo dire: Gesù Cristo ti può liberare. Se il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Se il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E lui parla di una libertà spirituale, di una libertà nell'anima, di una libertà nel cuore, dove il tuo cuore sarà libero dai peccati, dai cattivi desideri, dai demoni. Perché oggi in questo mondo ci sono persone che vengono trascinate dal diavolo verso il male, la cattiveria, l'adulterio, i vizi, persone che diventano schiavi delle tenebre. Ma Gesù Cristo, alleluia, Gesù Cristo, il Salvatore, che morì sulla croce, cari, ricordiamocelo, ricordatevelo, egli morì sulla croce